non va buon pomeriggio a tutti io inizio a parlare tu stai dicendo non parte già lo so non parte buon pomeriggio a tutti come al solito Vabbè, <ride> ci becco sempre, sempre. Eh. Vabbè, meglio ridere eh. che piangere no, dai dai sempre un, ah, sorriso sì, aiuto. Sì, sì. un sorriso aiuto assolutamente assolutamente come stai oh, te, Marco? Peppe, io bene no stavo dicendo da te peppe già estate eh, primavera inoltrata No, 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 dai, giusto, si inizia no, in realtà fa un caldo della Madonna è allucinante. <ride> no, perché lo dico perché da me ci sono 16 gradi, quindi immagino da te. E da me oggi in giro ce n'erano anzi, ieri c'erano ce 25. Chiaramente parlo delle due del pomeriggio, e eh, la sera si torna eh beh, tranquillamente sì. a 8-9 sì, sì. gradi. Però, alle due del pomeriggio al sole fa caldo. Oggi ce ne saranno stati 20-21, non ho fatto caso all'orologio della macchina, però comunque, insomma, belle giornate. Devo dire, davvero è sempre un piacere uscire con la piccolina. Che ti volevo dire? Allora, abbiamo trovato cose interessanti sta settimana. Che dici o no? Beh, sì, dai, qualcosina. Qualcosina si è mosso. Qualcosina si è mosso. Sì, sì, a... un, qualcosa di più interessante rispetto sì, al che sì, sì, l'abbiamo sì, trovata. Sì, sì, sì. Poi ho una chicca da darvi, praticamente. Più che altro me l'ha condivisa il buon Mike Rhodes. Io, perente, il giorno che me l'ha condivisa, non sbagliare, ho detto: vabbè, chiudo il computer, posso andare a giocare con mio figlio tutto il giorno. Dove mi ha condiviso il post Mike Rhodes, ho finito, sono nuovo felice. Però bando alle ciance, vedo che già si è collegato qualcuno, quindi possiamo Vai. passare direttamente Partiamo. alla news. Allora, la cosa più interessante, comunque tra le cose più interessanti che abbiamo trovato, è un post praticamente di Miles e Bob, i ragazzi di PPC Mastery praticamente, che ci danno un loro framework di misurazione che secondo me oggi è da tenere molto in considerazione, perché purtroppo sono finiti i magici tempi in cui, oh che bello, importo le conversioni dall'Universal Analytics, fine del tracciamento delle conversioni. Poi negli ultimi anni voglio fare un po' la cosa più avanzata. Metto le conversioni di Google Ads direttamente quelle native e faccio il mago del tracking. In realtà negli ultimi anni la, il tracciamento delle conversioni, che resta sempre il cuore dell'account, cioè la prima cosa di cui dobbiamo essere certi è diventato davvero complesso e soprattutto con tantissime sfaccettature. E loro ci danno un vero e proprio framework di misurazione. Lo cito velocemente, ma meriterebbe veramente di essere analizzato. Partiamo dal presupposto che avendo, il avendo la possibilità, chiaramente è una scelta imprenditoriale, di avere il server-side tagging, quindi utilizzare un tagging non su base client, ma su base server, aumentiamo il numero di conversioni, la macchina gira meglio è una scelta imprenditoriale, c'è chi lo può fare, c'è chi non lo può fare, ma anche offline tracking conversion, cioè dare dei dati aggiuntivi sulle vendite che magari si fanno offline potrebbe aiutare il nostro algoritmo e chiaramente quello che dicevamo prima, la base di qualsiasi tracking, il, Google, il, il tracking va fatto col tag nativo di ads e non con G4. Cioè, ma poi all'interno del tracking nativo ci sono tutta una serie di feature importantissime da considerare. Le enhanced conversion, il concept mode, i dati di carrello, la possibilità di tracciare il profitto, eh, i nuovi customer data, i transaction ID, addirittura delle, custom variab delle variabili custom che eh, eh, creiamo ad hoc per un determinato business. Ed infine possiamo anche pulire i dati con ehm, eh, la data exclusion, o, come dicevi tu l'altra volta, per l'aggiustamento delle conversioni. Ne parlavamo, se non sbaglio, la scorsa sì. diretta. Questo deve essere oggi il tracciamento. Mi rendo conto che non tutti gli imprenditori, non tutti i business, possono fare tutto perché è complesso. Però muoverci da importo le conversioni da GA4 verso una visione molto più ampia, oggi, secondo me, è il proprio il minimo sindacale per fare un buon lavoro di Google Ads. Non so come la vedi tu, però secondo me cioè, oggi dobbiamo un po fare di sì, sì. più il tracciamento delle conversioni. Sono d'accordo. Guarda, ti aggiungo solo una piccola, eh, una piccola parte. Proprio ieri facevo una call con uh, un account strategist di Google e eh, ha iniziato la call dicendo, prima di parlare Google Ads, di Google Ads, dobbiamo capire due cose. Avete ben chiari gli obiettivi di business? E ovviamente, c'era un cliente in call e avete il tracciamento sistemato. Perché se non ci sono questi due aspetti, è inutile che parliamo di Google Ads. Io all'inizio sono rimasto, oddio, la prima volta che sento uno strategist dire eh no, una cosa... malato, aveva dei problemi. Aveva... Ho de... ho detto: Voi vedere che ne ho beccato uno veramente bravo. <ride> però a prescindere, adesso, dal, dalla battuta. È una cosa molto logica, quindi quello che hai detto fino, fino adesso seguitelo, seguitelo alla lettera. Andà, poi al solito vi lasciamo il link, però secondo me sì. andiamo a vedere queste cose. Fate un rapida checklist, fatto o non fatto, e poi, come diceva Marco, sulla base degli obiettivi di business e anche delle risorse a disposizione, valutate, ma che cosa implementare? Però, non restiamo alla casella base. Ho fatto, mi sono importato le conversioni del GA4. Ho finito il tracciamento. Eh, certo. no. Eh, Io ho certo. qualche clientino da bastonare su questo. Ce l'ho eh, eh, ancora. non, non Ho ben capito. Chi non uh, ce l'ha? Chi non ce l'ha? Va bene, va bene, va bene. E passiamo sempre a proposito di conversioni. Collegato appunto al tracciamento delle conversioni alla consent mode. E in particolare, vi diamo: non uno. Va ben tre link interessanti sì. Prima di tutto Vi diamo una praticamente Intervista A Ginni Marvin Dove risponde a tutte le domande Sulla consent mod E quindi ci chiarisce un po' in più le idee Sulla consent mod eh, Che Per chi non lo sapesse Va implementata entro marzo 2024 quindi entro Dopo domani <ride> perché chiaramente chi non l'avrà implementata non sappiamo quanto impatterà, ma di sicuro impatterà e non sarà un impatto leggero secondo me. Sì. Quindi Google sicuramente e... penalizzerà chi non avrà la concept mode. Oh, oddio, io per come l'ho intuita, nel senso oh, la, la V2 nasce dal, da un'esigenza di, di Google di dover eh, dare poi informazioni al alla comunità europea per quanto riguarda la, la privacy quindi immagino che sia una, una cosa molto delicata e su cui google non penso transiga molto quindi eh, più che eh, impattare in, immagino che possa esserci anche qualche sospensione di, di account uh, fino, fino alla corretta, al corretto poi ripristino de, della consent mode però è un parere mio. Eh? Non, non so se Io poi. Io la vedo più in un'ottica diversa, nel senso che banalmente non ti fa attivare nulla. Quindi... O potrebbe farti fare traffico, ma poi non darti nessun tipo di segnale a livello di. Subito che ti, ti sospenda passa... l'account. Per, is... per, un... per un altro motivo, fondamentalmente, perché lui perde soldi. Mentre se ti porta traffico eh, eh, e non tracci nulla perché ti trancia lui tutto il tracking se mm. non c'è, io se regola, tu Basta. porti traffico, Sì, 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 sì. penso. Basta. Eh, ragazzi, queste sono ipotesi. Chiaramente, nessuno sa cosa accadrà effettivamente se non uh, implementiamo la cosa in mondo 2, ma sicuramente nulla di buono. Questo, questo lo lotto. possiamo dire con assoluta certezza. E per Diciamo chi non è troppo tecnico e volesse avere una visione più semplice della concept mod, perché magari abbiamo qualche imprenditore che ci segue, eccetera, vuole capirne di più sulla concept mod. Il buon Giovanni Fabbroncino ha fatto un bel PDF. Credo sono 7-8 pagine. Adesso non ricordo esattamente, dove spiega in maniera molto semplice cos'è la Consent mod. Perché va implementata, da dove deriva dal famoso DMA delle, della Comunità Europea di cui parlavi tu prima? E quindi avete la versione, diciamo, tecnica di Ginni Marvin e la versione un po' meno tecnica di Giovanni Fabroncino, che penso sarà felicissimo di essere paragonato a Ginni Marvin, eh, di avere le tue visioni. E poi, sempre a livello di consentimenti, invece una figata che ho trovato, questi sono i bravissimi Bob e Miles, che ne approfittiamo per salutarli. che Oggettivamente sì. rilasciano una quantità di valore industriale, addirittura ci danno un template già pronto per implementare la Consent Mode V2, gratuito, assolutamente gratuito. Gli unici due, passatemi il termine, condizioni è che la la Consent Mode sia implementata tramite GTM e che la Consent Mode utilizzate come CMP Cookiebot. Se avete rientrato in questa categoria, seguite tranquillamente quel template che dovrebbe diventare molto molto semplice implementare la concept mode. Se no, dovete trovarvi il, diciamo, il, lo sviluppatore o l'analyst che eh, vi implementa la concept mode 2. E direi che con concept mode 2 ci possiamo un attimo fermare, ne abbiamo parlato pure troppo. Sì. Ora invece vi do la chicca mia che mi ha condiviso il buon Mike Roth su LinkedIn. E me ne sono uscito così. Dici, ma secondo voi ha senso usare gli hashtag nell'Epimax? E uno potrebbe dire: Ma Peppe, ma che stai dicendo? Hai bevuto? Ti sei drogato? Che c'entrano gli hashtag con l'Epimax? In realtà c'entrano, solo che in realtà sono degli hashtag che sembrano degli hashtag, ma il nome corretto sarebbero delle ancore HTML. In realtà sono delle finte ancore HTML. per cosa le uso io? Banalmente per andare a tracciare e creare delle URL univoche. Quando non avevamo il dettaglio di gruppo di asset, per me erano strautili, perché io vedevo a livello di gruppo di asset qual è l'URL che mi stesse deliberando. Ma tutt'oggi mi sono utili perché mi, eh, tramite questo URL riesco a distinguere quello che viene dal gruppo di asset rispetto a quello che mi viene dall'espansione dell'URL, perché ho tracciato l'URL del gruppo di asset. Con una ancora inventata, gli ho messo, per esempio cancelletto asset group 1, e in questo modo sono certo che i click mi provengono da quel gruppo di asset. Chiaramente non so se ha deliverato in display, YouTube, search, so se ha deliverato in shopping. In realtà ci arrivo per altre, ma non so dove è deliberato da queste tre eh, campagne. Però so che mi sta venendo da quell'asset group. Poi, per avere questo dettaglio, ci sono altre tecniche come gli script di Mike Rhodes, vedere le visualizzazioni, eccetera, eccetera. Anzi, ne approfitto, se avete domande, o dubbi in questo, nel mio post o in generale sulle Pmax, questa è la sede giusta per farle. Eh, questo, questa, questa chicca che hai trovato de deriva da quella che noi facevamo tempo fa, su, utilizzavamo con la lead generation, quando alla landing page andavamo a mettere delle ancore per poi creare i site link. Visto che i Saltlink non potevano avere lo stesso URL della landing, quello, quello sì, 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 è, è, è perfetta. Quindi per chi a chi può interessare, testatelo perché potrebbe aiutarvi. E... Io ho molto vai. nelle campagne dove praticamente lavoro tanto, cioè la PMAX gira non solo e shopping, cioè se la PMAX mm, vi beh, gira il certo. 5% shopping fregatemene tranquillamente sì, però certo. se vedete una PMAX che vi gira tanto su youtube o in display allora può avere un grosso senso utilizzare delle url traccianti vi fanno capire esattamente qual è il gruppo di asset che sta deliberando e di conseguenza quali sono gli asset che stanno deliberando assolutamente allora altra allora, altra. allora sì, passiamo all'altro sì Google il, il primo di febbraio, quindi una settimana fa, ha annunciato che eh, um, ha testato e quindi sta iniziando a deliberare gli, del, gli annunci adattabili, eh, quelli responsivi, eh, per, per chi vuole tradurre il responsive, eh, con un titolo solo. Uh, Google dice che comunque mh, ha fatto dei test e che comunque... Uh, i titoli potrebbero rimanere 2 3 io sul 3 incomincio ad avere sempre meno uh, dubbi perché quando vado a vedere le combinazioni 3 non lo trovo mai quindi uh, io sono convinto che uh, siano sempre solo due i titoli però google ci dice che in alcuni casi un titolo è sufficiente per far lavorare bene l'annuncio quindi Uh, ha capito che per alcune combinazioni di titoli e descrizioni un titolo potrebbe funzionare io l'ho vista in questo in questa ottica uh, sicuramente il mobile sta lavorando molto di più che la parte desktop quindi avendo bisogno di più spazio ha accorciato il titolo e ha visto che effettivamente qualcosa può venire fuori l'altra è una cosa che già sapevamo è che gli asset, eh, soprattutto site link e immagini, ma anche altri tipi di asset, eh, rendono l'annuncio più coinvolgente, quindi mh, è più, mh, diciamo, aiuta di più gli utenti a fare click. Quindi in queste, in queste due um, ottimizzazioni, Google secondo me ha detto ok. Facciamo diventare ancora più coinvolgente il classico annuncio di testo, lasciamogli un titolo solo e diamo più spazio agli asset, eh, immagine, site o promozione o quello che eh, più vi serve per il vostro business e mh, vediamo cosa, cosa succede a livello di performance. Io sinceramente ancora sugli account vedo ancora due titoli tra le mie combinazioni. Non so se tu, Peppe, hai trovato qualcosa già qua. Quando... Io non ho trovato, però quando avevo pubblicato il post, qualcuno, se non sbaglio, Gianluca ah, non mi aveva scritto che a lui li aveva cominciati a vedere questi. titoli. io <ride> non li avevo sinceramente mai notati, anche perché a volte ce li è davanti, ma non ci viene pure caso. Nelle combinazioni sicuramente non li avevo visti. Però aggiungo anche un'altra versione. Io sono sempre malfidente, malpensante e i malpensanti potrebbero dire che Google sta riducendo in realtà il numero dei caratteri a di disposizione nei titoli per un motivo ancora, diciamo, più semplice. Se riduco lo spazio nei titoli, magari da quattro annunci ne metto cinque, per esempio. Sì, rientra nella, quella, nella prima ipotesi che avevo fatto, quella di avere più spazio a disposizione nel, nel, nella parte mobile. E quindi chiaramente l'ha presa molto alla lontano, ma non escluderei in un futuro che di trovarmi C 5, 5 ehm. annunci. Non so se vi ricordate i tempi primi di Google Ads, quando avevamo 10 annunci, i primi tre da un lato e ben 7-8 mm. sulla destra. Sì. Adesso, sì, piano sì, piano, sì. li sta mettendo tutti là nell'indice mettendo sempre più in basso praticamente la, la SEO, Boom. vedremo esatto, quel che succederà al momento, sicuramente uh, una novità da verificare. Sì, una cosa su cui fare attenzione, e Google lo segnala nell'annuncio che fa, è, riguarda i pin. Quindi, se avete dei, uh, e tra l'altro, anche nei pin Google indica 1 e 2 La posizione 3, non, non mm -hmm. c'è pervenuta. Non, non pervenuta, quindi non c'è. Però, se avete dei, dei titoli eh, o delle descrizioni pinnate con la posizione 1 o la posizione 2, fate attenzione perché eh, chiaramente Google terrà sempre conto di quella posizione. quindi la combinazione potrebbe essere un pochettino stravolta. Quindi fate, fate occhio a questa, a questa cosa. E qui la domanda sorge spontanea. Se ad esempio io ho pinnato le due che voglio la CTA, per esempio, se sì. lui passa ad un titolo solo... Sì, il, 2 CTA, il, pin, che fine fa? il pin del 2, con la CTA rimane... Non rimane. O meglio, se... Se Google capisce che la combinazione col pin 2 della CTA è meno performante del titolo con, con un titolo, pinnato o no, ma è più performante, eh, la CTA non ci sarà. Ma se è più performante. È più per... ecco sul performante poi io <ride> potrei fare un disco eh ma tu sei malpensante eh, però eh. perché più performante dobbiamo capire se Google intende più performante per i suoi ricavi o per i ricavi del. Eh. Dai, delle te ne dovresti ricazioni. accorgere mettiamola così, te ne dovresti accorgere all'interno dell'account dovresti aumentare il CTR e aumentare anche le performance ce ne usciamo così dai vabbè vabbè ok, Quindi, okay. non, è vietoso, non <ride> lo so Uh, <ride> ho qualche dubbio che Google aumenti le sue di performance e noi perdiamo la CTA. Eh, non, non lo so, vediamo. vedremo, vedremo ragazzi. Sono curioso di testare questa sì. cosa. Sì, sì, sì. Uh, altra cosa interessante che abbiamo trovato, un video fresco fresco di Kirk Williams, proprietario di Zato Marketing dove ci spiega in 7-8 minuti, quindi molto veloce, il funzionamento di Product Studio all'interno di Merchant Center Next. Allora, prima cosa, Product Studio, scordatevelo, all'interno di Merchant Center, non arriverà mai, sarà solo ed esclusivamente all'interno di Merchant Center Next. Come funziona Product Studio? Non è... A... sveliamo un altro... Uh, un'altra... Eh, sì, tips che in tanti dicevano: eh, sarà utile per creare immagini. No, assolutamente no. Era così come in questo caso mi sento un pochettino orgoglioso del, di, di aver centrato l'utilizzo del, del tool perché servirà semplicemente ad andare a modificare quelle immagini che già ci sono all'interno del feed e che poi possiamo riutilizzare proprio con i vari prodotti. Infatti. A prescindere da quale delle tre opzioni vogliamo utilizzare, che in questo momento sono la generazione di scene, quindi mettere uno sfondo dietro al prodotto, eh, editare il background, quindi rimuoverlo nel caso in cui vogliamo solo il prodotto, oppure aumentare la risoluzione dell'immagine eh, del, del prodotto. Queste sono le tre cose che si possono fare. Il punto di partenza per tutte e tre ehm, le, diciamo, le opzioni è un'immagine che già c'è all'interno di eh, Merchant Center Next. Quindi, eh, poi nel video fa vedere eh, molto bene perché fa i test, li fa proprio live, eh, come funziona il tool. Io sono molto interessato e aspetto con ansia che arrivi anche in Italia, chissà quando. E, mh, per testarlo per alcuni, per alcuni clienti perché potrebbe essere utile soprattutto, immagino per la parte lifestyle: quindi creazione del, della scena dietro il, dietro il prodotto, okay. io ho un account USA praticamente dove sì. usa, nel senso USA, dove praticamente vorrei testarlo. Ma purtroppo ho ancora la vecchia versione del Merchant, e al momento non ho visto link eh. che mi fanno fare l'upgrade al Merchant. Center Next. Allora, se quando arriverà all'interno di Merchant Center, Next è nel menu prodotti. Quindi, all'interno di prodotti ci saranno poi un po' di cosette, tra cui Product Studio. Io al Altra sto... cosa, Next. <ride> eh, sì, guarda, io eh, ho fatto anche un post, uh, cosa velocissima, eh, tra le norme di utilizzo di Merchant Center Next, cosa che già c'era anche per Merchant Center, c'è quella di utilizzare almeno una volta ogni 14 mesi l'account per farlo rimanere attivo. Una roba proprio che folle da parte di Google, ma vabbè, <ride> ma va bene. E, altra cosa, adesso facciamo un po' di gossip. Uh, Google ci aveva detto che nel Q1 2024 iniziava l'era del uh, dismissione dei cookie di terze parti, ma a quanto pare ci sono dei problemi. Alcune date slitteranno un po' più in là perché deve risolvere delle questioni tecniche barra burocratiche, non sappiamo nello specifico. Cosa con un um, comitato, un'autorità del Regno Unito. Quindi, appena poi risolverà uh, queste uh, Non so. Insomma, se non sono eh, tanto eh, convinti che la sua sandbox uh, sia così privatizzante. Per, diciamo sia sì. private, diciamo che, che ci sono delle modifiche. Esatto, ci sono delle modifiche che sono state richieste, quindi Google ci sta mettendo mani e, e slitteranno ancora, già erano slittate le date, slitteranno ancora per questa piccola, oddio piccola, non sappiamo proprio nello specifico, però diciamo per questa, per questa cosa. Da capire, da capire perché magari slitta solo per Google, da capire quello che succederà, Sì, chiaramente sì. parliamo di se, tra 6-7 mesi, quindi su internet 6-7 mesi cambia il mondo quindi è tutto da capire quello che sì, succede assolutamente, assolutamente e senti li, li, li diamo un po' di script adesso eh di cose sì <ride> sì li perché vediamo... sennò poi stanotte non dormi e quindi esatto, 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 <ride> diamo esatto. un po' di script allora la prima cosa lo sapete chi è oggi il primo fornitore di script che ci diamo? il buon Google Ads incredibile amici Google Ads rilascio una serie di regole, script, si chiama, nel tab strumenti si chiama solution, se non sbaglio, che io ancora non l'ho vista negli account, però penso che sia in rollout, quindi a breve la vedremo un po' tutti, dove c'hai tutta una serie di strumenti, regole, script, già pronti per verificare se l'account è offline, eccetera, eccetera. Qualche, diciamo, sempre malpensante, sai che io ho la comitiva dei malpensanti, dice ma, Scusa Google, ci lasci questo bellissimo eh, insieme di script, ma sull'AP Max uno tino tuo che visto che noi utilizziamo 220.000 e c'è stata una diffusione in due, non è che ciò della. No, eh, sull'AP Max no quindi un mare di soluzioni, ma non sulla campagna principale dove sta investendo. Non lo so, questo è un po' strano, un po' coerente. Okay. Visto, visto sì. che di solito sei tu il malpensante, stavolta facciamo sì, il volto. contrario. Stavolta facciamo mm. il contrario, perché tu sei quello appassionato di script e io faccio il malpensante. Vai, vai, Secondo vai. te, può essere che in quel periodo in cui gli script non funzionavano a nessuno, mm. Google abbia letto un po' di account per capire cosa facessero le persone e adesso ha tirato fuori un po' di script? Pochi, eh? Eh, ma li le ha letti male, però. Perché il... <ride> <ride> cioè, Beh, senso... ma è sempre lo Credo È sempre lo che stesso 90, Dev no, nel 90 no, ma un esempio: lo script di Mike Rhodes almeno quello gratuito, credo che giri nell'80% degli account. Quindi allora ha fatto così: prendiamo tutti gli script a Girard, quelli sulla Pimax, <ride> li vogliamo, tutti i resti li mettiamo. Sì, potrebbe essere andata così. Sì, poi ricordiamo che è sempre lo stesso dev quello che ha gestito il, la UX di, di Google Ads. No, non lo so, non li ho ancora provati, non li ho visti. Quindi diamogli una possibilità, no? beh, eh, magari non beh. è il mono dito one click tool, che giustamente lui c'ha un dito solo, quindi tac, tac. Fa, fa solo un click. Quindi non credo sia, non lo so. Vi faremo sapere, vi aggiorneremo non appena vedremo questo rollout attivo nell'account. Sono curioso anche di provarli. però diciamo che oggi l'universo dello script è talmente vario: addirittura con chat GPT ve li potete creare autonomamente. Quindi, secondo me, questa soluzione forse è un po' tardiva, poteva arrivare un po' prima. Ma a proposito di script, ve ne do un paio interessanti, in particolar modo uno che abbiamo trovato che ci fa un report sui termini di ricerca in overlap di per sé questo script è molto interessante, non l'ho ancora testato, però c'è un però grosso purtroppo sui termini di ricerca abbiamo sempre minor visibilità quindi meglio di niente, meglio piuttosto però tenete conto che non vediamo tutti, io su alcuni account vedo tipo il 40%, il 30% di termini di ricerca e quindi sì, è meglio che niente, però Fatico a capire come sta girando quell'account. Soprattutto nei click, guardo, guardo i click, altri click sono più della metà, molto di più in alcuni casi. Della metà. Alcuni performano pure. E performano pure, ma che cosa sta performando non si sa. Esatto. Quindi, bello script, però purtroppo lavora su un dato che non è perfetto. E sempre tra gli script, in realtà, al momento abbiamo solo l'annuncio ma lo abbiamo citato tanto in questa live, il buon Mike Rhodes pare stia mettendo mano, o meglio in realtà ce l'ha già, deve solo fare l'annuncio, a uno script Pmax per le campagne di lead generation, che sarebbe una figata unica. Immagino questo script, non l'ho ancora provato, non lo so, lavori anche sulle campagne che non hanno i che non hanno un merchant quindi anche su qualsiasi sito che fa conversioni perché a questo punto le, il dato di conversioni che sia una vendita o che sia un contatto immagino sia lo stesso e sono curiosissimo di provarlo non sappiamo se sarà a pagamento gratuito, immagino come l'altro script ci sia inizialmente una versione gratuita e poi una versione più complessa a pagamento, ma Tenetevi il link pronto, mettetelo tra i preferiti. Non lo so perché, o comunque andate a vedere il profilo di Mike Rhodes. Perché secondo me, appena avremo questo sulla lead generation, sarà davvero utilissimo da provare. E esatto. quindi ci fermiamo con gli script. No, e... Sì, basta script, basta eh, script. Uh, ultima news che abbiamo trovato è um, un articolo di WordStream uh, che riepiloga in maniera molto molto esaustiva come utilizzare la Google Ads Library. Molto tempo fa uh, Google uh, aveva, ci aveva annunciato un pochettino che mh, potevamo andare a spiare cosa fanno i nostri competitor uh, e quindi guardare gli annunci che sono attivi, grazie ovviamente. Al fatto che ogni account deve essere un verificati. inserzionista verificato, eh, altrimenti non lo vediamo, ma immagino che adesso quasi tutti siano uh, inserzionisti verificati. E in questo articolo mi piace perché visto che noi diciamo sempre Peppe, ogni volta che facciamo una live che dobbiamo essere meno tecnici e più strategici. Ecco, ricordiamoci che quando facciamo la strategia, possiamo utilizzare anche questo tool per andare a vedere cosa fanno i competitor. Sì, 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 sì. e qua c'è un articolo che vi spiega come funziona, sì. anche se è abbastanza banale, basta fare una ricerca, sì, tre sì. puntini, sì, 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 però sicuramente sì, l'articolo approfondisce. E esatto. da ultimo concludiamo, perché siamo 29.43, sì. quindi sempre nella mezz'ora precisa, che vi diamo due appuntamenti, tra l'altro uno è sì. in corso questa settimana. Di due maratone di formazione gratuite, quindi una settimana di formazione gratuita ce ne sono due. La prima è quella di Search: on, che se non sbaglio, è la settimana dal 19 al 23 febbraio. Ci sono vari appuntamenti e una settimana di formazione specifica su Google Ads col gruppo, presidente Gabriele Benedetti e Company per capirci. E, di Search on è sicuramente valido, validissimo, quindi andatevela a vedere. E un altro gruppo interessantissimo, tra l'altro, con ospiti di primo livello. La sera. E tra l'altro, le prime due serate sono già state fatte. C'erano, se non sbaglio, nella prima serata i soci di GH, che fondato da GH, che sarebbe un'agenzia, praticamente, se non sbaglio, Emiliana, dove il buon Federico Giannini e il buon Roma, Michelano. Romagnola, perché poi. Rognola Romagnola. I... Romagnola forse... eh, Scusa, è Romagnola no, ora mi, secondo me mi tolgo. No, non le... vorrei che si creasse poi un... Eh. Sì, esatto. Arrivano dei nuovi. Io sono povero siciliano e per me Emilia Romagna è un'unica insieme. È, è tutto uno. Perdonatemi, ho fatto una gaffona. Vi chiedo scusa. E comunque, andatevele a vedere perché praticamente abbiamo, oltre i due soci, abbiamo persone del calibro di Enrico Marchetto, Ma, eh, Matteo Zambon, Alessandra Maggio. Massimo Giacchino che hanno fatto e faranno in questa settimana delle live. Al solito trovate il link al gruppo Facebook dove trovate tutte le informazioni per vedere le live che faranno in questa settimana o anche rivedere le vecchie live che sono state fatte. Quindi seguitemi, no, faccio... tutti. Posso due, fare perché... uno sp piccolo spoiler? Sì. Io so dello speech di Alessandra E com'è? È, com è? è eh, tanta eh, roba sai, No, no. Sai no sai eh. Non è spoiler No, non qualcosa. posso. Non lo so. Parlerà, non posso... di advertising? Delle no, parle, delle no, parlerà di gestione di team e dello stress. Ah. Ah, mi mm. sembra. Mm. Eh, già, questo questo già, è un bello spoiler. Ho, ho letto, letto Alessandro. La mi, mi, mi ha fatto leggere qualcosina e tanta roba. Tanta roba, tanta roba, tanta sì. roba quindi quando sento il giro ma io mi voglio formare qua ci sono due eventi gratuiti bellissimi con uh, gente di altissimo livello che lavora su account sì. grossi e pesanti andateveli a vedere perché sarebbe un peccato perderli esatto e direi che con 32 minuti quindi con due minuti abbondanti oltre la nostra mezz'ora direi che abbiamo terminato le news per questa settimana se al solito qualcuno ha domande e dubbi o le scrive ora oppure le scrive dopo e quando abbiamo tempo io e il buon Marco vi rispondiamo molto molto volentieri assolutamente nel frattempo se qualcuno sta scrivendo ehm, vi diamo appuntamento al 21 febbraio per ehm, la prossima live sempre alla stessa ora sempre su questi canali e vi raccomandiamo di iscrivervi sul nostro canale youtube che è al solito no. lativa di iscritti e quindi ci farebbe mi, tantissimo piacere mi, manca, mi mancava eh, se, mi, se mi giri un vocale dopo su whatsapp per uh, questa cosa me la metto anche come suoneria così me la risento okay. ogni anche tempo. tu iscriviti al nostro canale youtube e metti il tasto pollice in alto yeah va bene così questa stronzata <ride> va bene va bene va bene Niente ragazzi, bene, buon pomeriggio. Sì. Buone azze a tutti, domande non ce ne sono e ci vediamo il 21 febbraio, ore 15 e 30. Buone azze a tutti! Ciao! ciao. ciao.